Da Altigulio alle valli Stura, Polcevera, Scrivia, da Genova alla Valtrebbia, dal Golfo Paradiso alla Riviera del Begua, dalla Fontanabuona alle valli del Petronio, dell'Aveto, Sturla e Graveglia. Sono innumerevoli le peculiarità e le esigenze di un territorio metropolitano straordinario per bellezza e meraviglia, ma anche estremamente complesso, con molti nodi critici e fragilità. Per interpretarne la realtà, definendo gli obiettivi di sviluppo, integrazione e coesione dell'area vasta nei prossimi 5-10 anni, c'è uno strumento nuovo e molto importante, il piano strategico della città metropolitana, che prosegue la sua costruzione con la partecipazione piena e attiva dei comuni, dei cittadini, di chi vive, studia e lavora sul territorio. È un altro passo del percorso che propone per l'elaborazione condivisa una serie di temi aperti. Ad esempio, come declinare la regia affidata alla città metropolitana dei servizi pubblici di interesse generale metropolitano, il trasporto pubblico locale, il ciclo dell'acqua dai bacini idrici ai depuratori, un sistema dei rifiuti che punti sempre più all'economia circolare e al riuso. O come rispondere nel modo più efficace e sostenibile ai rischi al dissesto idrogeologico, ai mutamenti climatici e all'esigenza di tutelare e valorizzare l'ambiente, innervando la strategia della resilienza nei programmi e negli interventi sul territorio, anche per lo sviluppo dell'economia in chiave blue and green. Perché lo sviluppo economico è un'altra nuova, fondamentale competenza della città metropolitana ed è cruciale individuare nel piano strategico come attrarre ulteriori attività e risorse, valorizzare eccellenze, marketing territoriale, turismo sostenibile, innovazione tecnologica e nuovi processi di sviluppo, anche a partire dalle relazioni con il sistema portuale e dalle ricadute per il territorio di infrastrutture come il Terzo Valico e il tunnel Rapallo-Fontanabuona. Come è fondamentale rimodulare e innovare le competenze tradizionali dell'ex provincia, a partire da scuole superiori più belle e sicure, da sviluppare come nuovi civic center aperti alle attività e all'aggregazione del territorio, e riorganizzare in modo condiviso il sistema della viabilità metropolitana per garantirne e migliorarne sicurezza e adeguati standard di qualità. Essenziale per il piano strategico è anche la costruzione, insieme agli enti e alle comunità locali, di una governance metropolitana efficace, coesa e integrata. Il ruolo degli enti, dei cittadini, delle realtà economiche, produttive, sociali, culturali e associative è quindi decisivo nel costruire insieme alla città metropolitana il primo piano strategico che riguarda tutti.